E ci ritroviamo di nuovo qui. Parliamo della sesta stagione di Elite. Devo ammettere che comunque la, la gag che avete visto prima l'avevo già registrata dopo aver visto solo i primi tre episodi in anteprima. Infatti, ho già fatto uscire la mini recensione sui diversi social, compreso in realtà qui su YouTube con gli shorts, ma anche i reel su Instagram e i TikTok. Tutti i link li trovate comunque nella descrizione. Quindi con la gag non sapevo effettivamente come sarebbe andata a finire la vicenda. Dal quarto episodio in poi, perché ancora non li avevo visti. Ma conoscendo Elite, sapevo dentro di me che la gag si sarebbe potuta tranquillamente adattare a qualsiasi cosa. E infatti, nell'intro di questo video, vi ho voluto presentare quello che secondo me è lo sceneggiatore di Elite. E no, non sto parlando del tizio con la felpa rossa e la sigaretta, ma di questo. Già, un barattolo. Non solo in realtà questo specifico barattolo, ma l'etichetta può cambiare. In questo caso è chi schioppa sto giro con dentro. I bigliettini, ma chi lavora a questa serie secondo me ha questi barattoli con scritto anche: non lo so quale categoria inclusiva manca nella nostra serie, chi si metterà assieme a chi in questa stagione e tantissime altre cose che scrivono la serie e che vengono. Pescate a caso. Prima di iniziare però come sempre vi invito a seguirmi su tutti gli altri social, i link sono nella descrizione assieme al link di pumpling, in questo periodo siamo nel Black November infatti fino a lunedì, lunedì compreso, prendendo tre t-shirt vi costeranno solamente 30 euro, quindi 10 euro l'una e se al momento del pagamento inserirete il codice il pensiero 4 avrete un paio di calze gratis a scelta, quindi inserirete un paio di calze nel carrello, con il codice il pensiero 4 queste vi verranno regalate dal sito e dal mio codice. Ripeto, i link di pumpling e dei miei social sono nella descrizione, se invece volete supportarmi gratuitamente basta un like. Un'iscrizione se vi trovate qui per la primissima volta e magari attivate anche la campanella, condividete il video e fate qualche commento, non lo so. Tutte queste cose sono molto importanti e quindi vi ringrazio se deciderete di supportarmi. Tornando quindi allo sceneggiatore di Elite. Da sempre mi fa abbastanza ridere come avvengano, come inizino queste stagioni di, di questa fantastica serie di Netflix. Succede letteralmente tutto a questo gruppo di amici che col tempo è cambiato, infatti in questa stagione non c'è letteralmente nemmeno un, un solo personaggio. Che ha iniziato questa serie. Fino all'ultima stagione avevamo Samuel, ok, personaggio orribile interpretato da un cane, ma almeno c'era ancora quel piccolo collegamento con ciò che era Elite. Ve lo dico ai tempi, quando ero più piccolo, la prima stagione mi era anche piaciuta, forse perché è comunque molto diversa da quello che stiamo vedendo in questi anni con Elite, ma credo che se dovessi riguardarla probabilmente mi farebbe schifo come tutte le altre stagioni. Quanto meno da quel che ricordo lì c'era un mistero interessante, invece nelle altre stagioni assolutamente no. Fatto sta che Samuel comunque nell'ultima stagione è schioppato, quindi... È toccato a lui. È stato pescato lui da questo barattolo. E quindi qui abbiamo letteralmente tutto un nuovo cast. Non esattamente perché, comunque, nelle altre stagioni ci sono stati presentati nuovi personaggi che. Comunque ora non sono più tanto nuovi, ma non c'è un solo volto che era anche nella prima stagione della serie. Nella settima che, e vai, è stata già confermata, tornerà, se non sbaglio, Omar, Omar, il, il fratello di, di Nadia, non ricordo il nome di tutti questi personaggi scomparsi. Vi rendete conto che persino gli attori si sono stancati di lavorare a sta merda, infatti si sono fatti levare tutti? Comunque nella prossima tornerà Omar, boh, non so per quale motivo, forse l'attore avrà da pagare il mutuo o qualcosa del genere, non lo so. Ma parliamo quindi di questa sesta. Stagione, a parte i, i bigliettini pescati a caso dai diversi sceneggiatori, il mistero di chi ha fatto questo a quel personaggio non voglio entrare nel, nello specifico, non voglio fare spoiler, anche se sinceramente non me ne frega nulla. Però magari eh, siete interessati a mh, scoprire il mistero durante la rivelazione ufficiale. Questo mistero è abbastanza noioso ed era davvero l'unica cosa che mi interessava. Se di interessare, parliamo. Um, riguardo le stagioni di Elite, capire, capire le diverse identità e bla 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 bla. Con mia grande sorpresa questa volta però non devo parlare della serie solo in modo totalmente negativo, infatti sono scomparse le scene um, con la fotografia agli occhi del cuore, o almeno non mi è capitato di trovarne, forse perché comunque le scene sono tutte, quasi tutte all'interno o... Oh, tra l'altro anche di, di sera, di notte, quindi con luci artificiali. O magari hanno licenziato Duccio Spatanes, il eh, direttore della fotografia spagnolo, e quindi c'è una via di mezzo abbastanza decente con la fotografia e l'illuminazione delle scene. Mi sembra strano inserire queste parole in una recensione di Elite, ma anche la regia ha qualche chicca interessante. Però i pregi si, si fermano qui. Se non fosse per le recensioni, perché me le chiedete, o comunque perché finora almeno sono andate abbastanza bene su questo canale le recensioni di Elite, avrei ovviamente smesso di vedere la serie perché non è un prodotto di mio interesse e soprattutto mi annoio anche abbastanza durante la visione. Perché anche in questa stagione, come in tutte le altre, mi immagino gli sceneggiatori così. Facciamoli scopare, così, the bot, senza senso. Aspetta un attimo. Genio. E voglio ricordare che in teoria i personaggi: il più grande, forse avrà 20 anni, forse, poi si va anche dai 16, non lo so. Comunque, sono anche abbastanza piccoli come età. I personaggi: gli attori hanno 40 anni a testa. Eh? Devo ammetterlo, però, che questa è la prima volta che mi capita di piangere con un finale di Elite. Semplicemente perché durante quello che si vede nel, nell'ultima scena, per sbaglio mi sono infilato il dito nell'occhio e allora ho iniziato a lacrimare, forse sta. sto continuando, non lo so, in qualche modo sento ancora bruciare l'occhio. A parte gli scherzi, che tanto scherzo non è perché comunque l'occhio me lo sono distrutto davvero. Questa è semplicemente la nuova stagione che si aggiunge all'altro schifo che è stata finora la serie. E gli unici pregi sono davvero quelli che ho detto prima, quindi la regia in qualche cosa e eh, non è che sia così tanto. Evidente la regia della serie e la fotografia che è migliorata, o almeno si è messa negli standard, non è che è migliorata diventando qualcosa di stupendo, però quantomeno non è orribile come quella delle altre stagioni, con tutto aperto, tutto smarmellato, tutto schifoso. Ovviamente non sono affezionato nemmeno a un solo personaggio della serie, sia perché comunque non mi interessa affezionarmi ai personaggi di Elite, ma anche perché. Mi è difficile davvero, visto che la maggior parte dei, dei personaggi o li odio totalmente, o comunque, anche se eh, non sono personaggi scritti per essere odiati, risultano comunque odiosi perché sono interpretati male, o proprio perché gli attori hanno questa faccia antipatica. Per esempio Ari, non penso sia un personaggio da odiare, almeno nella sceneggiatura, almeno non per tutta la sceneggiatura della serie, davvero non la posso vedere, ma non solo questo personaggio, anche altri che sono stati aggiunti in questa stagione, altri che comunque... Eh, potevano essere interessanti, ma sono totalmente stati messi all'angolo a un certo punto. Come il cameriere nero, totalmente messo da parte, ok? E i nuovi legami e le nuove relazioni che sono uscite da qua dentro sono sempre più ridicole e totalmente casuali. Ecco perché io davvero mi immagino un barattolo da cui gli sceneggiatori, i veri sceneggiatori, pescano a caso i bigliettini per fare le nuove stagioni. Perché... Sembra tutto casuale. Esempio, no spoiler, tranquilli. Ora tocca ad Ari mettersi con il tizio che ha appena incontrato per strada. Oh no, aspetta, Patrick e Ivan non sono mai stati così bene assieme. Facciamo che. Ehm, si aggiunge un gabbiano nella relazione, non lo so, qualcosa del genere. E visto che ho citato Patrick e Ivan, i temi LGBTQIA di questa serie secondo me sono ancora abbastanza controversi come vengono presentati. Ma c'è qualcosina che ancora non mi convince del tutto. Mi sembra che molte scene che siano costruite, siano create proprio su anche degli stereotipi. In questa stagione è stato inserito anche un, uh, un ragazzo trans. E a parte qualche stereotipo messo apposta appunto per, uh, per un certo personaggio che rappresenta almeno l'inizio, la persona media che si rapporta con un, uh, con un ragazzo trans, secondo me i problemi continuano effettivamente anche dopo. Quindi non lo so. Secondo me Elite sta davvero sul filo del rasoio, da una parte del, dell'inclusività, dall'altra. Dal, Dall'omofobia, dall comunque dalla discriminazione totale. E mi fa specie il fatto che chi segue la serie non se ne accorga. E anzi, se qualcuno come me in questo caso inizia a criticare una cosa del genere, o comunque criticare Elite, viene additato come omofobo, a caso, e mi è capitato di leggere dei. Eh, de degli insulti, non eh, alla mia persona, comunque ad altri che hanno criticato Elite, ma gli insulti provengono da dei bambini almeno. Nel, nella fotoprofilo era rappresentato un bambino che a vista, e eh, non credo, non è neanche nel target di riferimento di questa serie. Ma sappiamo che comunque a guardare Elite, come la maggior parte delle serie con scritto 16, più, o persino 18, più, sono proprio i bambini che non dovrebbero guardarle. E come anche per i social che sono vietati ai bambini minori di 13 anni, quel target è proprio quello che si ritrova. di più ed è anche quello che fa guadagnare di più e vedesi i canali per i bambini me contro te tutte le copie che ne sono scaturite stessa cosa per elite perché le visualizzazioni sono tante e quindi la serie arriverà all'obiettivo ovvero quello di 10 stagioni perché il regista non ricordo qual un tizio comunque che lavora la serie ha detto che l'obiettivo è di arrivare a 10 stagioni ma se, ha se anche la decima farà un grande successore magari essendo proprio l'ultima farà il successo più grande di tutte Secondo me continueranno e non ci libereremo mai di Elite. Infatti, oltre comunque all'annuncio che è arrivato già prima dell'uscita di questa sesta stagione, la settima è costruita. Costruita, eh costruita, ancora non hanno idea di cosa, secondo me, succederà nella, nella settima, devono ancora pescare, però l'ultima scena di questa sesta stagione dovrebbe costruire un altro mistero o qualcos'altro, non si capisce manco cosa succede in realtà, però vedremo nell'attesissima settima stagione di Elite. Ma ragazzi, questa è una recensione totalmente senza spoiler, mi secca davvero fare una parte spoiler, perché già ho registrato abbastanza, voglio informarvi che... Almeno per ora sono intenzionato comunque a continuare a fare queste recensioni, poi dipende anche il risultato di questo video. Se vi interessa sapere la mia su questa serie, anche per la settima, l'ottava, la nona, la decima e forse anche le altre stagioni di Elite, vi invito a supportare il canale. Gratuitamente basta lasciare anche un like, iscrivervi e attivare la campanella, fare qualche commento con un vostro pensiero sulla serie, sia se vi è piaciuta oppure no, basta che non offendete perché per quanto mi riguarda esistono i gusti ma... Elite supera i gusti. Elite è solo merda. Non mi voglio contraddire, quindi, ripeto, a parte qualche piccola cosa... Qualitativa di questa sesta stagione. Vi ricordo ancora una volta che in descrizione trovate i link dei miei social e il link di Pumpling. In questo periodo siamo nel Black November, quindi tutte le t-shirt, se ne prendete 3, costano 10 euro a testa. E se inserite il codice il pensiero 4 al momento del pagamento avrete un paio di calze gratis a scelta. E niente, io sono Andri. Questo è stato un altro mio pensiero per voi. Noi ci vediamo in un prossimo video, sempre su questo canale. Andri passa e chiude. Ciao.